La pace sia con voi. Celebriamo questa Eucaristia mentre il giorno del Signore, la domenica, sta per finire. Don Carmine l'ha iniziato. Ieri sera entrando nella casa del Padre. E ci aiuta così, lui che è stato un appassionato cultore della liturgia, nella riforma conciliare che ha incarnato, vissuto, diffuso e testimoniato. Ci aiuta a vivere il giorno del Signore, anche se segnati dal dolore, inevitabile in ogni distacco, quando poi una persona cade ancora di più, ma nella luce della risurrezione, nel Gesù, il risorto che ci conta. E lui vive con noi questa liturgia, ma in Cristo, in una forma nuova e piena, e dà forza anche a noi, perché in questo cammino terreno possiamo sempre guardare avanti con speranza, con fiducia. Siamo segnati dal peccato, chiediamo perdono per lui e per noi, perché possiamo, uniti, cielo e terra, noi pellegrini, lui con tutti coloro che contemplano finalmente il volto del Padre, cantare il suo amore, che è infinito e misericordioso. Confesso a Dio onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e confessioni, per mia colpa, mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la beata sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi, e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me, fissa per la nostra. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Kyrie eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Preghiamo. Signore misericordioso, che al tuo servo Carmine, sacerdote, nel tempo della sua dimora tra noi, hai affidato i santi misteri, concedi a lui di esultare per sempre nella gloria del cielo. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te, nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Dal libro del Deuteronomio. Mosè parlò al popolo dicendo: obbedirai alla voce del Signore tuo Dio, osservando i suoi comandi e i suoi decreti scritti in questo libro della legge, e ti convertirai al Signore tuo Dio con tutto il cuore e con tutta l'anima. Questo comando che oggi ti ordino non è troppo alto per te, né troppo lontano da te. Non è nel cielo perché tu dica: chi salirà per noi in cielo per prenderlo e farcelo dire affinché possiamo seguirlo? Non è al di là del mare, perché tu dica: chi attraverserà per noi il mare per prendercelo e farcelo dire affinché possiamo seguirlo? Anzi, questa parola è molto vicina a te, e nella tua bocca e nel tuo cuore, perché tu la metta in pratica. Parola di Dio.
precetti del Signore fanno gioire il cuore. La legge del Signore è perfetta, rinfranca l'anima. La testimonianza del Signore è stabile, rende saggio il semplice. I precetti del Signore sono retti, fanno gioire il cuore. Il comando del Signore è libero, illumina gli occhi. Per sempre. I giudizi del Signore sono fedeli, sono tutti giusti. I precetti del Signore fanno gioire il cuore. Più preziosi dell'oro, di molto oro fino, più dolci del miele e di un fato soltanto. I precetti del Signore fanno gioire il Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Colossesi. Cristo Gesù è immagine del Dio invisibile, primogenito di tutta la creazione, perché in Lui furono create tutte le cose nei cieli e sulla terra, quelle visibili e quelle invisibili, troni, dominazioni, principati e potenze. Tutte le cose sono state create per mezzo di Lui e in vista di Lui. Egli è prima di tutte le cose e tutte in Lui sussistono. Egli è anche il capo del corpo della Chiesa. Egli è principio, primogenito di quelli che risorgono dai morti, perché sia Lui ad avere il primato su tutte le cose. È piaciuto infatti a Dio che abiti in Lui tutta la pienezza e che per mezzo di Lui e in vista di Lui siano riconciliate tutte le cose, avendo pacificato con il sangue della sua croce sia le cose che stanno sulla terra, sia quelle che stanno nei cieli. Parola di Dio. In quel tempo un dottore della legge si alzò per mettere alla prova Gesù e chiese: «Maestro, che cosa devo fare per ereditare la vita eterna?» Gesù gli disse: «Che cosa sta scritto nella legge? Come leggi?» Costui rispose: «Amerai il Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore,
cuore, con tutta la tua anima, con tutta la tua forza e con tutta la tua mente, e il prossimo tuo come te stesso. Gli disse: hai risposto bene, fa questo e vivrai. Ma quello, volendo giustificarsi, disse a Gesù: e chi è il mio prossimo? Gesù riprese: un uomo scendeva da Gerusalemme a Gerico e cadde nelle mani dei briganti, che gli portarono via tutto, lo percossero a sangue e se ne andarono, lasciandolo mezzo morto. Per caso un sacerdote scendeva per quella medesima strada e, quando lo vide, passò oltre. Anche un levita, giunto in quel luogo, vide e passò oltre. Invece un samaritano che era in viaggio, passandogli accanto, vide e ne ebbe compassione. Gli si fece vicino, gli fasciò le ferite, versando di olio e vino, poi lo caricò sulla sua cavalcatura, lo portò in un albergo e si prese cura di lui. Il giorno seguente tirò fuori 2 denari e li diede all'albergatore, dicendo: abbi cura di lui, ciò che spenderai in più te lo pagherò al mio ritorno. Chi di questi 3 ti sembra sia stato prossimo di colui che è caduto nelle mani dei briganti? Quello rispose: chi ha avuto compassione di lui. Gesù gli disse: va, e anche tu fa così. Parola del Signore. Cosa devo fare per ereditare la vita eterna? Al centro della liturgia di questa domenica, carissimi, c'è questa domanda che il dottore della legge pone a Gesù e che suscita una delle parabole più note, più incisive e anche più coinvolgenti, persino imbarazzanti, che il Maestro ha lasciato ai discepoli, quella del buon samaritano. Ma la domanda è fondamentale, la vita eterna. È una domanda sulla vita che non finisce, sulla vita che ci può trasformare per sempre, che ci può aprire un orizzonte che nemmeno immaginiamo. È una domanda, confessiamo, che non sempre ci accompagna più. Quando siamo posti dinanzi alla conclusione terrena della vita di una persona cara, oggi ancor più di un pastore a cui tanti, tantissimi siamo legati, la domanda ritorna: la vita eterna. Forse ce la poniamo in modo diverso dal dottore della legge. La vita eterna, che cos'è? Non la riusciamo a cogliere, vorremmo immaginarla, vorremmo averne un'esperienza concreta, e l'abbiamo un po' ridotta alla vita oltre la morte, al cosiddetto paradiso, pensando, sperando di riceverlo in premio se ci comportiamo in un certo modo. Non è questo che Gesù ci annuncia, e non è nemmeno questo che il dottore della legge ha chiesto a Gesù. Cosa devo fare? Come deve essere la mia vita per essere in sintonia con Dio, che è l'Eterno? Questa vita che mi ha donato, questa vita che va avanti giorno dopo giorno senza sapere quale sarà l'ultimo. Non lo sapeva nemmeno il nostro carissimo Don Carlo fino a qualche ora prima, nonostante le debolezze della malattia. Non lo sappiamo, ma questa non è una sventura, una condanna, è il tempo per porci la domanda sulla vita. Non porcela semplicemente, già sarebbe tanto a livello intellettuale o del pensiero, ma esistenziale. Cosa devo fare? Come la devo vivere questa vita? Perché non si sciupi in
tante cose, anche belle, ma passeggere, finiscono. Cosa la rende valida? Noi non abbiamo conosciuto, tanti di noi, la giovinezza di Don Carmine, ma io ero qui l'altro giorno da lui per ascoltare una lunga storia che mi ha raccontato della sua vita. Un giovane che si innamora di Dio, che si mette al servizio della Chiesa, che si lascia interrogare da questa domanda e che trova una risposta nell'incontro con Gesù e nel servizio al suo cuore, la vita eterna. La vita che ci consente di continuare il cammino e di metterci gli uni accanto agli altri, senza chiudere gli occhi, come il sacerdote Giudita della parabola. Don Carmine l'ha imparato, questo, dalla riforma liturgica che lo ha appassionato da giovane seminarista e giovanissimo sacerdote, in quella stagione dell'immediato post-concilio che ha dischiuso la ricchezza di una liturgia non lontana dalla vita. Come Gesù dice, non basta parlare di Dio, non basta nemmeno lodare Dio e compiere i riti, i sacrifici, occorre riconoscere Dio nei fratelli, nelle sorelle, rischiare per Dio quando c'è un uomo, una donna mezzo morto, che non risusciterà da solo, ma che ha bisogno di qualcuno che si vede, come il Samaritano. Lui ha imparato e ha anche insegnato. Non siamo qui per tessere le noci, la liturgia non ce lo concede, Don Carmine non vorrebbe, e non è giusto, perché noi consegniamo il nostro fratello che abbiamo imparato a riconoscere, tanti come amico, tantissimi come padre, lo consegniamo al Padre, unico, buono e misericordioso, e gli chiediamo perdono per i suoi peccati che inevitabilmente hanno segnato il suo cammino, dovuti alla natura umana, alle fragilità, alle debolezze. Non è questo che importa in questo momento, importa raccogliere l'eredità, come il dottore della legge ha chiesto. Cosa devo fare per avere in eredità la vita eterna? Perché questa vita ci viene trasmessa in eredità, un tesoro prezioso che vale più di tutti gli altri. Vale la pena vivere per il Vangelo, cioè vale la pena vivere per i fratelli, le sorelle, spendersi nei modi più diversi. E abbiamo avuto una testimonianza. Tanti conservano nel cuore episodi, tutti conosciamo scelte anche impegnative, coraggiose e coinvolgenti. E per tutto ringraziamo il Signore per questo fratello. Impariamo, impariamo a continuare il cammino, ad essere un po' come il buon samaritano. Chi gli ha dato la forza di fermarsi? Gesù ce lo dice, lo ha visto. Perché a volte il nostro sguardo è distratto, è uno sguardo superficiale, uno sguardo interessato, occorre vedere l'altro così com'è. E Don Carmine nel suo lungo itinerario sacerdotale, ministeriale, pastorale, qui in diocesi, dove ha servito il Signore, la comunità e altrove, perché anche altrove è stato chiamato a testimoniare e ad aiutare uomini e donne battezzati laici, consacrati e comunità presbiterali. Tanti lo ricordano come predicatore, come annunciatore del Vangelo, come guida spirituale, come confessore. Ha imparato a vedere con attenzione, perché l'altro porta sempre dentro di sé un'attesa, un bisogno spesso nascosto, un grido. La sua vita dipende anche da me. Sì, mi siamo grati per questa testimonianza che ora si fa silenziosa. Lui che ha sempre tanto vissuto il servizio della parola, ma forse proprio per questa più intensa,
più feconda e fruttuosa. Vide il Samaritano, dice Gesù, ed ebbe compassione. La compassione non è un sentimento effimero, è un sentimento che coinvolge, lo sanno bene le mamme, che sono legate ai figli, a questo che il Vangelo ci ricorda. Il sentimento che Gesù ha nei nostri confronti, perché gli apparteniamo, siamo suoi. Il sentimento che potrebbe trasformare i nostri rapporti come comunità ecclesiale, come società, come rapporti all'interno di tutta la storia dell'umanità, un tempo così difficile e teso come quello che stiamo attraversando. Papa Francesco ci ricorda che solo la rivoluzione della tenerezza, cioè di una compassione concreta, non di un momento, ma costante, potrà aprire il mondo, questo mondo, alla vera fraternità, sui sentieri della giustizia, che ci sembra così lontana, tante volte lo è, e della pace, terribilmente minacciata, oggi più che mai, la tenerezza, la compassione. E ancora una volta guardiamo a Don Carmine, come compagno di viaggio, ha imparato. Sì, col suo carattere, a volte non sembrava per nulla tenero, ma con un cuore tenerissimo. Ha preso sul serio anche lui, passo dopo passo, le parole che Gesù rivolge al dottore della legge. Vuoi avere in eredità la vita? Vuoi concretizzare il tuo amore per Dio nell'amore per il prossimo? Non fare esclusioni. Non lasciare nessuno ai margini. Non dividere la società, la comunità, il mondo tra i nostri e gli altri. Fatti prossimo, fa come il Samaritano, anche tu fa così, sarai felice, avrai la vita in comunione con l'Eterno, già qui. E quella vita, nemmeno la morte, ce la può togliere. Ora per Don Carmine, che è passato da questo cammino terreno all'abbraccio misericordioso del Padre, è il tempo non più terreno, cronologico, ma il tempo della comunione piena, è il tempo della gioia, è il tempo dell'amore senza limiti. Aiuti anche noi con la sua preghiera e la sua intercessione a non stancarci per strada, ad aprire il cuore ai fratelli, fare tesoro di questa testimonianza così significativa per tutti, perché possiamo sperimentare almeno un po' qui su questa terra quella gioia, che è un gioia, potremo condividere con lui, con tutti gli amici, con i santi, con la Vergine Maria, nella casa del Padre, dove siamo attesi per essere pienamente riempiti dal suo amore infinito, tenerissimo e misericordioso. Come nella morte di Cristo, anche nella nostra morte è racchiusa la promessa della risurrezione. Invochiamo il Dio dell'alleanza con le preghiere che la fede dei padri ci ispira. Preghiamo insieme, diciamo, mostraci Signore la tua misericordia. Mostraci, Signore, la tua misericordia.
per il nostro fratello Don Carmine, sacerdote. Il Dio della misericordia lo introduca nella pienezza della vita eterna, in cui ha sperato e creduto nel suo pellegrinaggio terreno. Preghiamo. Per il nostro fratello Don Carmine, l'esperienza del dolore e l'angoscia della morte si dissolvano nella gioia senza fine. Preghiamo. Per le nostre comunità parrocchiali, per i familiari, per tutti coloro che hanno apprezzato Don Carmine e gli hanno voluto bene. Vivano con fede quest'ora di tristezza e di sofferenza, nella certezza che non è interrotta la comunione con quanti si sono addormentati in Cristo. Preghiamo. Per le comunità cristiane, nel ricordo dei pastori e dei fratelli e delle sorelle defunti, annuncino a tutti gli uomini i nuovi cieli e la nuova terra che Dio ha preparato a coloro che lo amano. Preghiamo. Per noi qui presenti, la partecipazione alla mensa del Signore ci ottenga la grazia di vivere e morire fedeli alla nostra vocazione battesimale. Preghiamo. Ascolta, Dio fedele, il grido della nostra speranza. Come un giorno hai esaudito tuo figlio, che ha preso su di sé le sofferenze e le attese di tutti gli uomini. Egli vive e regna nei secoli dei secoli.
pregate, fratelli e sorelle, perché il sacrificio della Chiesa in questa sosta che la rinfranca nel suo cammino verso la patria sia gradito a Dio, Padre Onnipotente. Per la forza di questi sacramenti, concedi, Dio Onnipotente, al tuo servo cardine, sacerdote, di contemplare per sempre nella sua pienezza il mistero che ha fedelmente servito sulla terra, per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori. Con il tuo cuore, Signore. Rendiamo grazie al Signore, il nostro Dio. E cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere, fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, per Cristo, Signore nostro. In Lui rifugge a noi la speranza della beata risurrezione. E se ci rattrista la certezza di dover morire, ci consola la promessa dell'immortalità futura. Ai tuoi fedeli, o Signore, la vita non è tolta, ma trasformata. E mentre si distrugge la dimora di questo esilio terreno, viene preparata un'abitazione eterna nel cielo. Per questo mistero di salvezza, uniti agli angeli, agli arcangeli, ai troni, alle dominazioni e alla moltitudine delle schiere celesti, cantiamo con voce incessante l'inno della tua gloria. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio
per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Ricordati del nostro fratello Don Carlo, sacerdote, che ha chiamato a te da questa vita e come per il battesimo l'hai unito alla morte di Cristo, tuo figlio, così rendilo partecipe della sua risurrezione. Quando egli farà sorgere i morti dalla terra e trasfigurerà il nostro corpo mortale per conformarlo al suo corpo glorioso. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere della tua gloria. Quando asciugata ogni lacrima, i nostri occhi vedranno il tuo volto e noi saremo simili a te. E canteremo per sempre la tua lode in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tu, oh Dio, doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen.
ubbidienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, possiamo dire. Thank you.
preghiamo. Nutriti dai sacramenti della salvezza, imploriamo Dio la tua clemenza. Dona al tuo servo Carmine sacerdote di godere in cielo della piena visione dei misteri di cui fu dispensatore sulla terra. Per Cristo nostro Signore. Amen. Evidentemente non sono pronto a questo momento, ma Don Carmine l'avrebbe fatto, e quindi è giusto che sia così. Soltanto qualche parola, che in realtà è un ricordo, sono ricordi delle nostre conversazioni serali d'inverno, sono ricordi delle nostre conversazioni insieme a tanti altri di voi fatti nello studio, sono ricordi di quello che è stato il suo percorso, la sua storia insieme a noi. Ricordo la prima scena, quella più antica, di cui aveva memoria, di quando in qualche modo possiamo dire iniziata la sua fede. La sua famiglia gli ha donato la fede di quando da bambino fino a 5 anni non aveva detto neanche una parola. E la vostra mamma lo ha portato a bere quell'acqua che in realtà è stata la fede che gli avete donato. Perché la vostra famiglia questo gli ha consegnato. Il tesoro prezioso che non ha mai tradito in tutta la sua vita. Tesoro grande della sua fede che in ogni istante ha portato avanti. A 5 anni. Poi ha sentito il desiderio di entrare in seminario. Poi ha sentito il desiderio di spendere e donare la sua vita, di andare oltre. Il seminario era un lager, lo diceva sempre. Non si poteva dormire dal lato sinistro perché era peccato mortale, perché potevano venire dei pensieri peccaminosi. Bisognava dormire soltanto dal lato destro, perché la destra era la mano di Dio. E anche lì sono iniziate le rivoluzioni. Don Carmine non ha tenuto quello che alcuni credevano essere il suo posto. Don Carmine, insieme ai suoi compagni di seminario, giovani, ragazzi, hanno rivoluzionato il loro seminario, il seminario di Salerno. C'era qualcosa che non andava e Don Carmine ovviamente non se la teneva. Il seminario si rivoluziona. E poi il tempo delle ordinazioni, il tempo delle prime predicazioni, dei primi viaggi, la vostra mamma gli preparava, la vostra famiglia gli preparava sempre il viaggio. Una volta in viaggio si era tolto per un istante la tonaca e lo hanno riconosciuto e lui lo diceva sempre. La vostra mamma gli aveva preparato tutto e lui diceva: ma come mi hanno fatto a riconoscere in bagno che era un prete? E questa era la risposta: certe cose si vedono scritte in faccia. E poi il tempo che avanza, le rivoluzioni, i giardini di Schito, quando bisognava andare ad alzare la voce insieme ai contadini, insieme agli operai, quando bisognava non avere paura di quelli più grossi, delle voci dell'epoca, che forse per alcuni erano anche vicini alla chiesa, ma in realtà non più di tanto. E all'epoca bisognava alzare la voce, Don Carmine c'era. E poi ancora la liturgia, e poi ancora ospedale, e poi ancora parole, e poi ancora sostegno, e poi ancora famiglie, e poi ancora bambini, e poi ancora vita. E poi dopo Ponte Persica, dimenticherò certamente qualcosa, mi perdonerete, lo farete perché adesso non so cosa sto dicendo. E poi Santa Maria della Carità, anche lì sapete c'era qualcuno che andava a registrare le omelie di Don Carmine, perché le omelie di Don Carmine erano un po' pericolose e qualcuno ne temeva un po'. E Don Carmine da sopra l'altare, ovviamente, mica faceva silenzio, diceva: alza un bel volume perché altrimenti non si sente bene, alza il volume, perché altrimenti questa cosa che ho detto contro colui che tu stai portando non si sente abbastanza. E lui continuava. E poi le altre rivoluzioni, l'indipendenza, le famiglie che crescono, i bambini a scuola che vanno avanti, piccoli pargoli che diventano professionisti, la famiglia che ancora una volta cresce e ancora una volta si va avanti, più di 30 anni in una parrocchia, più di 30 anni, un padre, tutti, anche quelli che non lo sopportavano, anche le pietre, tutti, perché Don Carmine aveva il suo temperamento, tutti dicevano: per essere un padre, per essere il nostro padre. E poi il distacco faticoso, certamente, uno strazio, passare
da lì oltre il mare, da lì verso Capri, e poi qui tutte le associazioni, poi qui la conoscenza, poi qui le famiglie, poi qui i bambini. Era bello vedere piangere Don Carlo, era bello vedere come i bambini si avvicinavano e lui piangeva. Tante volte ha detto: io mi voglio bene. E quante volte, le prime comunioni, quante volte l'ha ripetuto anche a noi, quando non ce la faceva l'anno scorso, abbiamo vissuto le comunioni così, per come è stato possibile. E lui lo ripeteva anche con gli audio: io mi voglio bene. E i bambini poi gli hanno detto: io ti vogliamo bene. E lui piangeva, perché era così, era forte, anche un bambino. Poi la Croce Azzurra, poi persone accompagnate, tante persone che hanno lasciato questo mondo e hanno conservato la fede grazie anche a lui. Ho parlato un po' troppo, lo so, però credo che non si smetta mai di raccontare davvero la fede dell'uomo. Abbiamo scritto sul manifesto: ha combattuto la buona battaglia, ha conservato la fede, ha continuato il suo percorso. Ho dimenticato sempre un pezzo, lo dimentico sempre. Signore, accogli Don Carlo, accogli le sue lacrime notturne, accogli le sue notti di insonni, accogli i suoi segreti da prete. Signore, accogli un grande uomo, non solo per la sua stazza, e concludo davvero. Accogli questo grande uomo perché per me, che sono così piccolo, ho imparato non di età, tutti dicono che sono giovane, non è vero, ormai sono grande anch'io. Per lui è stato un grande, è stata una persona grande, per i suoi viaggi, per le sue predicazioni, per il suo ministero, per la sua fedeltà, per il suo essere morto sul campo di battaglia. Lui lo aveva detto tante volte: io me ne vado con i piedi avanti. Noi diciamo: ma no, ma noi ti veniamo a trovare a casa, ma noi verremo da te. Me ne andrò con i piedi davanti, me ne andrò ancora così come mi ha chiesto la Chiesa. Ecco, concludo, perché qualcuno dice che davanti ai grandi ci si sente piccoli, ci si sente inutili, ci si sente un po' ignoranti, ci si sente un po' insulsi. Ma mi hanno insegnato che la vera grandezza, quando sei davvero davanti a una persona grande, ti senti grande pure tu. E io così mi sono sentito. Io ero piccolo, non sapevo niente, lui aveva studiato, lui aveva fatto. Ecco, quando stai insieme a persone così, ti senti grande pure tu. E io ho avuto troppa fiducia da Don Carmine. Tante volte mi ha lanciato avanti e dirci: vabbè, proviamo. Ecco, auguri a tutti quanti noi, perché come lo è stato per me, per molti di noi, forse per tutti noi, anche quelli che non hanno avuto sempre un ottimo rapporto, lo sappiamo bene, non bisogna nasconderci, ce l'ha insegnato lui, che le cose bisogna dirci. Ecco, è stato un padre, che possiamo davvero trovarlo tutti. Padre no, che ci fa sentire piccoli, che non ci fa sentire abbastanza, che non ci fa sentire adeguati, ma che possiamo scoprire la grandezza mentre noi, che siamo consapevoli di essere piccoli, vicino a loro, sentiamo dei grandi, sentiamo forse anche dei santi. Auguri che il Signore possa farci sempre questo dono grande, il dono della fede e il dono di coloro che ce l'hanno testimoniato fino all'ultimo istante. Nostro fratello Carmine, sacerdote, si è addormentato nella pace di Cristo. Uniti nella fede e nella speranza della vita eterna, lo raccomandiamo all'amore misericordioso del Padre, accompagnandolo con la nostra preghiera. Egli, che nel battesimo è diventato figlio di Dio e nel sacramento dell'ordine è stato costituito dispensatore dei suoi misteri, possa ora partecipare al convito dei santi nel cielo.
accogliamo, Signore, il tuo servo Carmine, sacerdote, perché lasciato questo mondo, viva in te. Con il tuo amore infinitamente grande nel perdono, cancella i peccati che per la fragilità della carne ha commesso in questa vita. Per Cristo nostro Signore. Signore sia con voi. Sia benedetto il nome del Signore. Il nostro aiuto è nel nome del Signore. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Date gloria a Dio con tutta la vostra vita e andate in pace.